Il nome che abbiamo fatto al Presidente della Repubblica è il nome di Giuseppe Conte, che oltre ad essere un professionista di altissimo profilo è una persona che viene dalla periferia di questo paese, è cresciuto a San Giovanni Rotondo, è una di quelle persone che si è fatto da solo, è uno tosto, lo conoscerete qualora il Presidente dovesse sciogliere la riserva su di lui, è uno di quelli là che in questo paese si è battuto non solo per quello che è un rigore dal punto di vista legale, ma anche dal punto di vista morale. Il è un rigore tecnico morale, non eletto dal popolo, come direbbero i 5 Stelle. No, è una persona ed è un incarico che noi vogliamo che si dia ad una persona dal punto di vista politico, perché Giuseppe Conte sarà un presidente del Consiglio politico, indicato da due forze politiche, di un governo politico, con figure politiche al proprio interno e soprattutto con il sostegno di due forze politiche votate, no cambi di casacca, persone che vengono dal gruppo misto e entrano all'interno di altri gruppi. Non era questo lo spirito che volevamo dare al governo e ci siamo riusciti. Io sono molto orgoglioso di questo nome perché è la sintesi tra Movimento 5 Stelle e Lega. Grazie. Anche se non è significa anche, che è uno che non vesserà il popolo italiano. Ma anche se non è stato eletto. Era nella mia squadra, l'hanno votato 11 milioni di persone.